Per formare il nostro cerchio perfetto, senza che si vedano le righe in diagonale della chiusura a maglia alta, lavoriamo in questo modo. Filo corto sul lato sinistro, avvolgiamo il filo, in questo caso la fettuccia con cui sto lavorando, tra le dita ed estraiamo un anellino. Non stringiamo questo anello, teniamolo così largo e lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e questa soltanto in questo primo giro e 11 maglie alte, quindi in totale avremo alla fine del giro 12 maglie alte dentro il nostro anellino e 12 maglie alte in totale. Tiriamo il filo, così andiamo a chiudere il buchino dell'avvio del lavoro e chiudiamo con una maglia bassissima, ma non dobbiamo lavorarla nella terza catenella di inizio giro, ma nella seconda maglia alta. Vedete, in questa catena formata dalla seconda maglia alta inseriamo l'uncinetto nella catena, in questa maglia qui, ed estraiamo una maglia bassissima. Tiriamo l'anellino e sempre in questo punto dove abbiamo lavorato la maglia bassissima, dal rovescio del lavoro inseriamo l'uncinetto. Prendiamo questo anellino e lo tiriamo via dal rovescio. Iniziamo il nostro secondo giro e tutti gli altri giri cominceranno allo stesso modo, così inseriamo l'uncinetto in questa nostra prima maglia, qui vedete quella che ci ritroviamo da dove abbiamo tirato il filo da rovescio, e inseriamo l'uncinetto lavorando una maglia bassa, una catenella, e questo è l'inizio di ogni giro e che sostituisce la prima maglia alta. Non lavoreremo più in ciascun giro le 3 catenelle per sostituire la maglia alta, ma questo motivo, quindi una maglia bassa ed una catenella. Lavoriamo l'aumento. Nello stesso punto dove abbiamo lavorato la maglia bassa, lavoriamo una maglia alta. Ed in ciascuna maglia lavoriamo 2 maglie alte. Così lavoriamo gli aumenti e il cerchio rimarrà piatto, altrimenti si deforma. Quindi un aumento in ciascuna maglia, dobbiamo contare 24 maglie alte. Lavoriamo l'ultimo aumento e abbiamo così ottenuto 24 maglie alte. Adesso facciamo lo stesso lavoro del primo giro, quindi non chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia, quella sostituita da una maglia bassa e una catenella, ma nella seconda. Inseriamo l'uncinetto in questa seconda maglia alta, vedete, sempre prendendo i due anellini della catena formata dalla maglia alta, ed estraiamo una maglia bassissima. Poi andiamo in questo stesso punto dove abbiamo tirato via la maglia bassissima, dal rovescio inseriamo l'uncinetto e prendiamo questo anellino. Adesso iniziamo il terzo giro, sempre con una maglia bassa in questo primo punto ed una catenella. Nello stesso punto lavoriamo un aumento, quindi un'altra maglia alta, e poi alterniamo per tutto il giro una maglia alta ed un aumento, quindi nella prossima maglia lavoriamo una maglia alta semplice, nell'altra un aumento. Di nuovo una maglia alta semplice ed un aumento. Una maglia alta semplice ed un aumento. Proseguiamo così per tutto il giro. In questo terzo giro ci ritroveremo con 36 maglie alte. Lavoriamo un aumento
e finiamo il giro con una maglia alta, quindi 36 maglie alte in questo terzo giro. Finiamo come nel giro precedente, una maglia bassissima sulla seconda maglia alta e non sulla su quella sostituita da una maglia bassa ed una catenella. Poi tiriamo l'anellino, inseriamo in questa stessa maglia dove abbiamo lavorato la maglia bassissima, prendiamo l'anello, tiriamo un po' il filo, e adesso lavoriamo una maglia bassa ed una catenella in questa stessa maglia dove abbiamo inserito l'uncinetto da rovescio. Di nuovo un aumento in questo punto e poi lavoriamo due maglie alte semplici, quindi una e due, ed un aumento. Questa è anche la base per lavorare non solo i fondi delle borse rotonde ma anche i cappellini. Di nuovo due maglie alte semplici nelle due maglie successive ed un aumento. Alla fine di questo giro ci ritroveremo con 48 maglie alte. Chiudo con le due maglie alte semplici, visto che ho iniziato il giro con l'aumento, e faccio di nuovo la chiusura invisibile, quindi inserisco l'uncinetto non nella prima maglia, quella sostituita da una maglia bassa ed una catenella, ma nella seconda. Estraggo una maglia bassissima, allungo un po' il filo, lo prendo dal rovescio e di nuovo dal diritto inizio il quinto giro, quindi sempre una maglia bassa in questo punto qui, una catenella e nella stessa maglia un aumento. E poi lavoreremo tre maglie alte semplici ed un aumento. Nel frattempo vedete non c'è nessuna cucitura, nessuna linea di fine giro come avviene solitamente quando lavoriamo i cerchi e con le maglie alte, ed è un lavoro pulito e perfetto. Continuiamo così e poi potete proseguire per la larghezza che vi serve per il vostro cerchio. Lavoro l'ultimo gruppetto di aumento e 3 maglie alte semplici. Ho terminato il giro con un aumento e poi le 3 maglie alte semplici. E adesso chiudo il giro come ho fatto nei giri precedenti, quindi inserisco l'uncinetto in questa seconda maglia, quindi non in quella sostituita da una maglia bassa ed una catenella, ma vedete in questa seconda maglia. Estraggo una maglia bassissima e poi per ricominciare il giro successivo faccio lo stesso lavoro dei giri precedenti, quindi inserisco l'uncinetto in questa stessa maglia, porto l'anellino dal lato del rovescio e poi ricomincio il giro nuovamente con una maglia bassa nello stesso punto dove ho inserito l'uncinetto da rovescio ed una catenella. Lavoreremo adesso 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, e ripetiamo l'aumento. Poi di nuovo 4 maglie alte, ed un aumento.
e continuate così fino a raggiungere la grandezza del cerchio che vi serve. Ora vi faccio vedere, guardate che perfezione, non ci sono linee di chiusura del giro, quindi il giro è perfetto, la lavorazione del tondo con le maglie alte è venuta perfetta. Questa lavorazione ci tornerà utile soprattutto quando lavoriamo dei cappellini, ovviamente poi con la distribuzione degli aumenti dovete regolarvi calcolando la circonferenza, e anche per i fondi delle borse, comunque un cerchio, oppure per i fondi dei cestini, quindi è davvero molto molto utile ed è esteticamente davvero carino il fatto che non ci siano le linee di demarcazione tra l'inizio e la fine del giro, quindi quella antiestetica linea che si forma e che tra l'altro quando lavoriamo con le tre maglie alte di inizio giro e la maglia bassissima per chiudere il giro, viene fuori poi una lineetta che va in diagonale, quindi va pure un po' storta. Lavorate così e poi fatemi sapere cosa realizzerete con il tondo perfetto. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!